Ciao a tutti, bentornati sul canale, io sono Stefania. In questo video parliamo del nuovo fondotinta 24 ore di Bottega Verde. Qualche tempo fa era possibile sul sito di Bottega Verde partecipare alla selezione per diventare beauty tester e Bottega Verde avrebbe scelto tra 200 persone in tutta Italia. Ho partecipato e anche questa volta, come la volta scorsa, quando si poteva diventare beauty tester per testare il rossetto liquido rimpolpante, di cui lascio il video nelle schede informative. Anche questa volta, come dicevo, sono stata selezionata, quindi ringrazio Bottega Verde per avermi omaggiato del nuovo fondotinta. Sono stata selezionata, Bottega Verde mi ha contattato facendomi sapere che era possibile ritirare in negozio il mio omaggio, ma data l'emergenza sanitaria che c'è in questo momento in Italia e in tutto il mondo, ho preferito farmi inviare il prodotto a casa e in una settimana Bottega Verde ha fatto in modo che io ricevessi il mio omaggio. L'omaggio questa volta, come la volta precedente, non è una mini size, è proprio il formato da 30 ml, quello venduto a chiunque. Il prodotto si presenta nella confezione da 30 ml, la sua confezione in vetro e ha l'erogatore a pompetta. Ed è esattamente quello che sto indossando in questo momento. Prima di iniziare il video ho provveduto a truccarmi e vedete, non ho base, non ho correttore, addirittura in questo momento devo precisarlo, ho un'irritazione all'occhio destro e quindi non posso mettere troppi strati di trucco, quindi sto attenta quando lo stendo a non arrivare proprio vicino all'occhio, tento di essere più precisa possibile perché non devo assolutamente far entrare nessun residuo di trucco nell'occhio. Appena è arrivato il fondotinta 24 l'ho testato utilizzando nessun tipo di pennello o spugnetta, l'ho steso con le mani, ce n'è traccia sulle mie storie di Instagram. Questo fondotinta è un fondotinta no transfer, waterproof e stateproof con estratto di orchidea. Ho fatto i miei test, ho fatto le mie prove e mai come in questo momento ho potuto testare anche la sua coprenza. Sì, perché ho delle piccole irritazioni cutanee e a mio parere non si notano. A parte questa, che comunque non l'ho toccato con il fondotinta, non sono arrivata fin qua sotto, ma fino a qui. Se mi avvicino forse è meglio. Ho qui delle irritazioni, ho dei piccoli brufoletti, dei piccoli rossori e sono stati ben coperti, tant'è vero che non si notano più di tanto, anche sulla fronte. Quindi, oggi ho steso il fondotinta con il pennello e l'unica cosa che ho aggiunto è un po' di cipria e del blush. Stop, finito, il make-up è completato. Questo fondotinta è un fondotinta 24 ore, io l'ho testato ovviamente non per 24 ore perché sarebbe impossibile, non nessuno mai dorme con un fondotinta, ci si stufa sempre prima di andare a dormire, però l'ho testato tutta la giornata e appunto stando a casa tanto tempo ho potuto testarlo in movimento e addirittura poco prima di iniziare la registrazione di questo video ho provato a lavarmi i denti dopo che mi sono truccata e ad asciugarmi il viso con un asciugamano bianco. È lindo, non ha trasferito alcuna parte di colore e oltretutto io che uso i Dolce Vita ho provato a fare questo test. Vedete? Non è sporco. Di solito i fondotinta, quando vengono a contatto con qualsiasi tipo di maglia, non solo la famosa maglia bianca, ma anche con i maglioncini neri, se non sono uno transfer, trasferiscono il colore e si macchiano. Quindi il test per constatare la sua resistenza all'acqua e il suo non trasferimento sui tessuti sono entrambi superati. L'unico test che non ho potuto fare è quello per la resistenza al sudore. Stando in casa è difficile sudare, soprattutto perché non fa così caldo da poterlo testare. Il colore che io ho scelto per il mio sottotono di pelle è leggermente chiaro, ma l'ho fatto intenzionalmente. Ho scelto il vaniglia rosa
scelto un colore più basso come sottotono per la mia carnagione, perché in questo momento che non sono abbronzata e non mi sto esponendo al sole, per la mia carnagione va bene questo colore. Quindi per me tutti i test sono superati, prodotto più che approvato, sono contenta e soprattutto sono contenta perché è la seconda volta che mi capita di essere sorteggiata comunque tra tante persone e mi fa davvero piacere. Questo prodotto, come il rosato liquido rimpolpante che ho qui, eccolo qui, era questo, sì, era proprio questo, vediamo se si vede meglio, eccolo qui, era questo quello dell'altra volta, sono entrambi sponsorizzati da Adriana Spink. Il mio video termina qui, spero che vi sia piaciuto, saluto e ringrazio Bottega Verde per l'omaggio anche questa volta. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, di spuntare la campanella e ovviamente di lasciare un bel mi piace. E se vi va lasciate un commento, è sempre gradito, vi rispondo con davvero molto piacere. Ciao e alla prossima! Ah, dimenticavo, iscrivetevi anche ai miei canali social, sono quelli che trovate in sovraimpressione, cercate Stephanie Claire. Ciao!